Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi giovedì dell'ottava di Pasqua e le letture riservate per la messa di oggi centrano su questa realtà della concretezza della fede nel Signore, nella risurrezione di Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo, la sua risurrezione non è un frutto dell'immaginazione, non è una cosa che hanno inventato, non è una fine bella, un romanzo, ma si tratta di una realtà concreta. Gesù in carne e ossa riappare ai discepoli, ai suoi. Il Vangelo di oggi è la continuazione di quello di ieri, ossia di quei due discepoli di Emaus ritornano a Gerusalemme, condividono con gli altri la loro esperienza e riappare il Signore. Il Signore riappare, tutti si sono presi da una mescolanza di sentimenti tra timore, spavento, gioia, un po' di tutto. Il Signore gli dice: guarda che io non sono un fantasma, guardate le mie mani, guardate i miei piedi, toccatemi, no? Poi questi ancora non riescono a comprendere. Gesù un po' insiste con loro dicendo: allora datemi un qualcosa da mangiare, di modo a convincervi. Quindi il Signore Gesù che insiste con loro per fargli comprendere la concretezza della sua realtà, della sua persona, della sua risurrezione. E poi ecco che questo ci viene raccontato, no? Perché cosa? Di modo che noi lettori possiamo assimilare e comprendere che quelli discepoli, gli apostoli, hanno visto veramente il Signore Gesù. E di modo che possiamo anche noi fare questa esperienza e comprendere la concretezza della fede nel Signore Gesù, ecco che loro ce lo presentano questa realtà che loro stessi hanno dovuto compiere questo percorso che non è stato facile per loro e Gesù ha dovuto insistere con loro e Gesù gli aprì la loro mente per comprendere la scrittura, per comprendere la rivelazione che il Padre parlava di lui e lui è la risposta, lui è la pienezza, lui è il senso per tutto quello che è già stato avvenuto nel passato, la sua vittoria e la sua risurrezione. E per concludere riprendo un punto della prima lettura che secondo me è anche essenziale per farci entrare in questa novità concreta della risurrezione del Signore. Anche la prima lettura è continuazione di quella di ieri, Giovanni e Pietro, dopo del miracolo avvenuto con quell'uomo che stava lì a porta del tempio, predicano e spiegano alla gente che cosa è avvenuto. Dicono loro: questo qui non si è rinvigorito per colpa nostra, non siamo stati noi a realizzare questo, ma la fede in colui che voi, in colui che voi avete disprezzato, ossia quel Gesù che voi avete messo in croce. Pilato era pronto a liberarlo, ma voi avete insistito, avete preferito un assassino, un ladro a posto suo e l'avete messo in croce. La fede in colui, in quello che voi avete disprezzato, è che ha rinvigorito questo uomo. E quindi questo qui ci richiama a un profondo esame di coscienza per vedere in quale posto nella nostra vita sta la fede in Gesù Cristo. Ecco che se Gesù, la fede nella sua risurrezione, prende il primo posto nella nostra vita, allora sì, anche noi siamo soggetti a questa esperienza della risurrezione. Ma finché il Signore continua a essere disprezzato, finché il Signore continua a essere accantonato, si continua nelle tenebre. Ma chi invece mette la fede nel Signore risorto, ecco che come ci fa vedere il Vangelo un'altra volta, come aveva già fatto ieri, oggi un'altra volta, ci fa vedere che la fede nel Signore Gesù Cristo apre la mente, illumina, ci fa crescere per farci comprendere ancora un'altra volta, la fede non è contro la ragione, anzi ci illumina e ci rende molto più umani, ci rende persone vere a causa della risurrezione del Signore Gesù Cristo. Ed ecco, vi lascio la mia benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E una buona giornata a tutti. Alla prossima. Ciao.